oggi proveremo una Red Bull che non ho mai provato nella vita, quella mia. Signori, preparatevi, siamo per assaggiare la Red Bull Summer Edition, edizione verde, insomma, quindi colore piantine, fiorellini, pazzerello. Allora, gusto curuba e fiori di sambuco, paura, terrore, ma poi la scritta è rossa, cioè perché è rossa e non verde? Non so, perché non si vedrebbe, però con un verde scuro potrebbe. No, lasciamo stare. Ah, allora, si presenta in modo molto carino e bianchino. Questo forse è il colore più carino di tutte le Red Bull che ho provato fino a ora. Prepariamoci. Curuba, i fiori di sangue. Allora, quella che prendo non so cosa sia nel misto. Per iniziare vi ricordo che tra qualche giorno uscirà un video pazzerello, una doppia degustazione. E ovviamente se doppio non posso farlo solo io, ci sarà anche un'altra persona. Vedrete poi in un video tra qualche giorno. Sono pronti a spacchettare. Lo spizzo spizzo, attenzione. Perché il tavolo così sporco? Non lo so, non lo so. Spizzo spizzo della Red Bull Summer Edition Verde. Ma che tristezza! Si è sentito tipo un pss in lontananza, proprio lontananza, cioè l'ho sentito dal bagno. Allora. Madonna, salicici. Ok, quel retrogusto di fragolina, pazzerello, che un po' tutte le Red Bull hanno alla fine. Attenzione, vediamo il colore, questa mi intriga molto, dovrebbe essere veramente tanta roba. Che schifo! Ah, dai! Ma cos'è sto colore? Mi aspettavo qualcosa di più, eh. Guarda, è il semplice, sì, il semplice colore, è il classico colore della Red Bull senza zuccheri, cioè tipo quello della Red Bull normale, solo un po' chiaro. Ok, va bene. Assaggiamo. Sei i fiorellini. La curuba cos'è? Ah, non so cos'è, però secondo me è un frutto. Credo, spero. I fiorellini di sambuco sono devastanti. Danno quella consistenza dolce alla Red Bull. E poi la curuba cos'è, Madonna? La curuba sembra quel classico frutto che le persone si mettono in testa per ballare in spiaggia. Ha tipo quel gusto di pera dolce, cioè prendete quando tagli una pera e la lasci sul tavolo per 7 giorni, quel gusto sono un po' più dolce, come perché i fiorellini erano molto più dolci anche. No, volevo. Qui tanta roba. Per questa mostra, per questa Red Bull verde, allora, questa è una delle lattine più carine, ti devo dire, ti devo. Carina, però non si vede molto il titolo. Summer, cioè, devi un po' avvicinarti per vederlo, Summer dice, però. Tanta roba. Sei più il più perché è dolce, ma non troppo. Ha quella consistenza di acido citrico, però tanta roba, perché è tipo quel dolce che puoi mangiare fino a domani sera, 22 e mezza. Tanta roba, però. Questa è la potente degustazione di Rebus Edition. Tra 2 giorni, forse tre, esce un video con Michele. Buona serata.